tantissimo, tantissimo ci ha cambiato. Per chi ha i capelli come i miei, Cesri è nato in via Francesco D'Azzardo. Quindi si capisce, no, dove nasce. Nasce dal Comitato Italia Nicaragua di Guerra. Io non facevo parte di quella compagine, però c'è l'internazionalismo proletario dietro a quell'idea dell'ONG. Poi quell'idea di ONG si misura subito con il movimento Laici America Latina. Quindi stiamo entrando nelle sigle complicate dell'associazionismo italiano, no? E chi sono i movimenti? Sono i cattolici che però non vogliono più fare proselitismo religioso, vogliono separare il proselitismo dall'attività umanitaria, perché per renderla più efficace. E quindi il CESBI diventa laico, dall'intrazione proletario, però diventa laico da un'idea del movimento cattolico. Però a quel punto siamo ancora dentro la cultura italiana di un laicismo che diventa essere l'unico, insomma, noi siamo ancora nel paese dei Guelfi e dei Ghibellini, no? Come si può vedere tutti i giorni leggendo i giornali. Anche io che sono stato, poi ne ho parlato con Renato, sono stato chiamato qui e sono ben felice, vi ringrazio per testimoniare come è vista, come vediamo l'Europa da Bergamo e dal resto del mondo dove siamo. In realtà sono subito stato attribuito al mondo PD, no? Cioè, non da Franco, non Franco di Bergamo, ma dal Corriere della Sera Bergamo. Ecco, siamo ancora in quel mondo lì. Una delle cose, lo cito attraverso, perché mi hanno preparato un po' di robe, ma allora vendere la mia merce, lo dico attraverso gli occhi di un italiano. Questo è un italiano che non c'è più, che è morto, si chiama Guido Venosta, era un dirigente della Pirelli a Londra e all'inizio degli anni 60 gli succede che gli muoiono a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro sia il papà che la mamma di cancro. E allora lui dice che vuole cambiare vita, vuole occuparsi. E allora la prima cosa che fa, perché la cultura aziendale è questo, va a vedere il mercato della lotta contro il cancro, cioè chi c'è, chi sono gli altri, che è una cosa che non c'è nella cultura politica, nella cultura o nell'insegnamento religioso. E quindi lui cosa scrive a posteriori? L'associazionismo in Italia esisteva ed era anche abbastanza vitale, ma sempre per lo più di chiara origine e impronta religiosa, oppure in contrapposizione di matrice politica prevalentemente l'area marxista, in ogni caso fortemente legato all'ideologia. Eravamo i primi ad affrontare il problema di un'associazione con obiettivi e organizzazione tipicamente non profit nel senso anglosassone, vale a dire orizzontale rispetto a qualsiasi altra ideologia o appartenenza, non importava il credo religioso, le convinzioni politiche, lo stato sociale o il livello culturale. Per associarsi occorreva soltanto condividere lo scopo di aiutare la ricerca sul cancro. Questa è l'organizzazione per obiettivi. Nelle parole di un italiano, ma nella cultura anglosassone, che noi abbiamo imparato in Europa, noi siamo arrivati a questa idea della laicità, che è trasversale rispetto alle appartenenze politiche, e quindi abbiamo costruito un'organizzazione che nasce dal basso, nasce dall'esperienza, noi facciamo esperienza e l'esperienza diventa la nostra politica, non quella che viene da fuori. E questa è una cosa che abbiamo imparato in Europa, che non c'era nella cultura italiana. E questo ci ha consentito di guardare, per esempio, il rapporto con le imprese. Figurate, queste ONG sono nate quando le multinazionali finanziarono i colpi di Stato in America Latina e sono nate sulla caduta delle come facevano ad accettare l'idea di mettersi d'accordo con le imprese. Ecco, questo passaggio culturale noi l'abbiamo fatto attraverso un'idea laica, riconoscendo e attraverso il pragmatismo, facendo politica non in funzione della nostra appartenenza o di qualcuno che dice fuori. È chiaro che questo presuppone una rivoluzione, come dice Cacciari, che non c'è l'etica ma ci sono le etiche,
che vuol dire anche l'impegno a costruire la propria etica, tant'è che c'è, diciamo, un momento di missione, c'è il codice di condotta, eccetera, che tante volte sono anche stringenti, perché poi andando sul pratico vuol dire che se tu stai in Afghanistan, da Bergamo posso dirti stasera non vai al cinema, non so che cinema ci sia, stasera stai nel compound e devi